Tragedia a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove un giovane agente di 30 anni della polizia municipale si è suicidato sparandosi alla testa con la pistola d'ordinanza. La vittima era residente nel comune di Ercolano. Il tragico gesto è avvenuto nella mattina di mercoledì 20 maggio intorno alle 7 in via Giancarlo Siani a Portici, poco distante dal cimitero. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe accostato alla strada nei pressi di un passo carrabile, avrebbe inviato un messaggio con il cellulare al comando della polizia municipale avvisando che non sarebbe andato al lavoro, prima di spararsi alla testa togliendosi la vita. Ancora da chiarire le motivazioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Cordoglio alla famiglia hanno espresso il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zino e il comandante della polizia municipale Gabriele Ruppi.